Immaginate questo sapore della rucola, un po' piccantino, il pecorino che è sapido e il tonno è perfetto. Ma mi sto a sentire male solo io oppure voi? Oggi sono voglia di pasta fresca. Sta ragazzetta che sta qui, si chiama Claudia, ha aperto sto banchetto di pasta fresca, ma fa delle cose veramente interessanti. Ve faccio vedere. Buongiorno! Oh, ciao Claudia! Guardate qua che fa! Fa tutti sti ravioli ripieni di tutto e di più. C'è cacio e pepe, dentro la gricia, e con ragù di maiale. Lei si cucina la roba e poi fa i ravioli, li chiude e li mette in vendita. Però a me oggi che mi serve? Non mi serve il raviolo, mi serve una pasta, un tonnarello, acqua e farina. Claudia, ce l'hai un po' di tonnarelli, acqua e farina? Assolutamente sì, uno strozzapreti acqua e farina. È una porzioncina e mezza. Vabbè, dai, dammi queste qua, facciamo la facciamo bastare. Quindi, allora, acqua e farina, perché non voglio fare una cosa troppo pesante. Voglio fare una cosa fresca che già ci dà l'idea dell'estate, regà, non ce la famo più. Volevo mangiare qualcosa di fresco. Grazie. Grazie a te. Io ho voglia di rughetta, bella, fresca, piccantella, proprio la buona, quella buona che si compra a mazzi. Loris, ammazza che bella sta rughetta. Dammi un paio di mazzi. Ok. Poi, aspetta, fermate qua, un'altra cosa. Dimmi tutto. Come sono quei datterini? Come sono quei datterini? Paghino, IGP, è dai. Meglio che ci stanno. Allora, mi dai pure. Allora, prima dammi un po' di rucola. Vai. Due mazzetti. Ma è spettacolo, eh? Ah, bella, ammazza. Favolosa. Allora, basta qua rucola, comprate tre bustine. Che comprate quella a mazzi. Tiè, beccatevi questo. Basta così, vai, bravissimo. Vai. Basta così. 3,70, 3,50. Vai, grande. Grazie. Tiè. Pure lo sconto ci ho beccato. E via. Quando andate sul mercato lo sconto non ci ho piato. Grazie, grazie, ciao. A te. Buona giornata, ciao. Buon lavoro. Emanuele, mi dai due pinoli, quelli buoni italiani? No, roba facsimile. Ce l'hai quella buona italiana? Certo che sì. Allora, intanto quali sono? Facsimile non ci sono. Non ci sono. Perché i russi e i pinoli cinesi sono totalmente un altro prodotto. Sono più piccoli, no? Sono più piccolini, sono anche un pizzico in sapore rispetto ai nostri. Ahimè, i nostri li superano un po' in prezzo. Perché? Perché i roghi intanto hanno estinto i nostri pini. Ricavare i pinori resta un gran lavoro. E quindi noi, oggi però lei è fortunato. Guardate che fortuna che ho, guarda. Questi sono due etti, a 15 euro invece che 20. Dammene due etti così approfitto di questa occasione. Ascolti, stanno cambiando le temperature. Ci in frigo? Lei, sì, li tenesse in vetro o in frigorifero. Avete capito? In frigorifero, perché sennò escono fuori le farfallette, vero? Ma o comunque, guardi, cambia proprio il sapore, perché sì, va in avaria e quindi può alterare il sapore. È amaro, diventa più amaro. Sì. E mi raccomando, questo grazie. È oro, eh? È oro, grazie. Sì. Quello che costa, certo, non lo utilizzo tutti oggi, mi tengo da parte. Della serie roba buona, roba fresca, semplice, perché dobbiamo fare un piatto di pasta semplice, veloce, che ci soddisfa, che ci fa sentire bene. Noi miriamo a quello e oggi la famo con tonnetto del Mediterraneo, di Sant'Erasmo, Gualma. Poi abbiamo l'aglio fresco, i datterini, il pecorino romano, ci abbiamo i pinoli, ci abbiamo la rucola fresca, ci abbiamo i tonnarelli, acqua e farina e l'olio delicate di Giorgio Franci. Che bontà, raga. Iniziamo subito da che? Da lavare la rucola e i pomodorini. Andiamo, dai. Ecco qua. Pinocchietto mio bello. Ecco qua, lavamo i pomodorini, i datterini. Che questi sono delle caramelline, no? Le metti così. Vedete, sta rucola è tenerissima. Voi levate l'elastichetto, ok? Ve l'aprite un pochetto. Vedete se ci sta qualche foglia un po' giallina. Perché se qualche foglia gialla la togliamo. Poi, taglio come il signore al mercato. Levo sta parte qua del gambo, che è un po' più duretta. Mi diventa più difficile da frullare. La mettiamo in ammollo, così. Ecco qua. Lasciamo un po' a lavare. La cosa fondamentale è l'acqua, ragazzi, è un bene prezioso, quindi non sprechiamola. Quindi se è una verdura che è pulita, che non c'è tanta terra, che fate? Quell'acqua non la buttate, utilizzate pure per lavare i pomodori o altre cose che avete comprato al mercato o da qualsiasi altra parte. Stiamo attenti con l'acqua, non è che ce l'abbiamo sempre in eterno, dobbiamo stare attenti, perché questo è il nostro petrolio. La scoliamo, bello scolapasta. Quindi qua ci abbiamo tutto,
abbiamo la verdura, l'insalata, cioè in questo caso la rucola, ci abbiamo i pomodorini, ci abbiamo la proteina, ci abbiamo la frutta secca, i grassi buoni, ci abbiamo tutto quanto. Certo non dovete esagerare con la pasta. Oggi mi ha detto bene perché a Claudio sono rimasti giusto sui tonnarelli, quindi 270 grammi in due di pasta fresca soffriremo, però una forchettata, tanto tanto condimento, quindi siamo tutti quanti felici, io e Camera Woman. Tagliamo subito i pomodori, coltella a seghetta, se sono troppo grossi li tagliamo così in quattro parti. Il pomodoro in questa ricetta è il colore, questi piccoli sono belli tagliati così a metà, ecco adesso belli, li lasciamolo così e non dobbiamo stracuocerli. Accendiamo subito il fuoco con calma, una ricetta che deve essere veloce, però ci dobbiamo rilassamosi, prendiamoci quella mezz'oretta per fare il piatto giusto, no? Per stare tranquilli, per dargli un po' d'amore, perché quando voi fate le cose con velocità, con frenesia, sto stress che ci abbiamo, no? La roba non vi è bene. Uno spicchietto d'aglio, lo posso pure, guarda, soltanto schiacciare così, ecco, lo mettiamo qui, così come fa mia madre. E mo piano piano facciamo insaporire. Quando l'aglio incomincia a rosolare, buttiamo i pomodori. Rucola, un trucco. Sgrullatela. Non accumulate troppa acqua, dovete un po' asciugarla, perché serve un po' asciutta, ok? Non bagnata, perché sennò diventa una portiglia, diventa una cosa che non riuscite a gestire. Invece così è perfetta. Gli date un'asciugatina, ecco qua. Carichiamo qua il nostro contenitore. Bello. Avete visto i prezzi? I prezzi della rucola stanno, oscillano al mercato dai 50 ai 60 centesimi a mazzetto. E guardate la rucola che ci sta, è più di una busta di quelle che comprate normalmente, perché io lo so, quando comprate la busta, perché pure io qualche volta mi è capitato di comprare buste, quanta ce ne sta dentro? 60-80 grammi, qua ce ne sta molta di più, e 60-80 grammi non doveva fanno pagare, 2 euro, 2 euro e qualcosa, ecco. E qui c'è la forma di risparmio, voglio dire, vabbè, ma è 50 centesimi, moltiplica 50 centesimi tutte le volte che comprerai la rucola, e poi mi dici quanto esce fuori. Pecorino, guardate come suda, bello. Il sole è fantastico, ragazzi. Mi gratto un po' di pecorino, non lo metto a pezzettoni grossi perché sennò mi fa fatica il frullatore, invece lo devo aiutare il frullatore. Allora, perché il pecorino e non il parmigiano? Perché mi piace questa cosa del pesce. Col pesce, ragazzi, sta meglio il pecorino e il parmigiano. E quindi immaginate sto sapore della rucola un po' piccantino, immaginate un po' il pecorino che è sapido e il tonno. Sono proprio, è perfetto, una bella grattatina, abbondante, non vi fate vedere, non siamo tirchi, ecco qui. Intanto lo sentite? Mi sta a chiamare, mi dice, oh, butta i pomodori, che io mi sto rosolando, sono tutto quanto un po' abbronzato dentro sto olio. Buttiamo i pomodori, buttiamoli in questa maniera, guardate, dalla parte tagliata. Così, ah. Così subito sentite questo profumo, un profumo fantastico. Un po' di sale, guardate la salsetta che lasciano e non potete capire il profumo che ci sta. Un po' di pepe e questi sono pronti. Recuperate tutto l'olietto, che questo veramente è un bene prezioso, eh? Abbiamo parlato tanto di acqua per non consumarla, quindi che facciamo? Con pezzo di carta puliamo la padella, tiè, eccola qua, e mettiamo a tostare i pinoli, tiè, eccoli qua, ne servono proprio veramente pochi, eh? Non vi state preoccupati, visto il prezzo, 10 euro a letto, pochi pochi pochi, che serviranno 20 grammi di pinoli, non di più. L'altro li conservate dentro al frigo, come ho fatto io. Non li dovete far bruciare, li dovete soltanto leggermente tostare. Diventano leggermente più croccanti e più buoni, perché proprio il sapore cambia, diventa ancora più buono. Già sono buoni così, per questi qua sono italiani. Fammi prendere uno. Che bello. Ma ricordate, col martelletto, e noi a Roma sempre come li rompevamo, con i sanpietrini. Quindi mettiamo sopra il sanpietrino i pinoli, e poi con un altro sasso, un altro sanpietrino, ta 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 ta, e stavamo sempre a mangiare, perché non portavamo niente a casa, mangiamo solo. Muoveteli sempre, non li fate stare solo fermi da una parte a contatto della padella, del calore.
perché così ci avranno, diciamo, una tostatura omogenea per quanto si può fare. Vedete come ci sto attento, ho paura a bruciarli, che qua mi partono un euro, due euro di roba qua. Ci sto proprio attento, attento. Allora, per me così vanno bene, leggermente tostati. Stop. Quindi, li metto qua dentro. Un goccetto d'olio. Ecco qua, ci vuole l'olio, eh. E poi vedete, se serve, le aggiungiamo un altro. E adesso, trac, vai. Quando sentite che fatica, vedete che non prende, no? Mettete l'olio. Mettete l'olio, non vi preoccupate. Perché c'ha bisogno di olio. Ecco qua. Yeah, guarda che bello. Guardate il colore che sta a venire. Bello. Butto giù un po', guarda che bello, guarda che colore. Tiè, tiè, fammi un po' assaggiare. Mio padre diceva, quello che ci metti ci ritrovi, capiamo se bene. Quindi ragazzi, se ci mettete la roba buona, è per forza di essere buona la ricetta. Bella, non sprechiamo niente assolutamente qua, che questo è oro, guardate. Questa è pure un'idea per questo pezzo, lo può congelare, capita che ci sia il fruttarolo vostro che ha una rughetta pazzesca. Ne comprate un po' di più e fate far prezzo buono e ve lo fate a casa e ve lo mettete, ve lo congelate un pochetto, no? Questa è anche il modo di fare la spesa fatta come si deve. Adesso si butta la pasta, tuffati dai. Fatti sto bagnetto, dai. Chi è? Pof, pof, pof. Se beve. Già ti stai preoccupando. Già vi vedo. Ma prima voglio far vedere sto tonnetto. Fammi l'aperitivo, no? Allora, questa azienda esiste dal 1922. A due passi da Palermo, Sant'Erasmo e Coalma, che ha fatto questi prodotti di nicchia di Sant'Erasmo. Allora, questo è un tonnetto del Mediterraneo, ma che cos'è realmente questo tonnetto del Mediterraneo? Guardate il colore, please, a me gli occhi, come diceva il poro Gigi, a me gli occhi, please. Guardate la morbidezza, sono tonnetti piccoli, non arrivano a essere come gli yellowfin, quei tonni grandi. E che cosa hanno? Si chiamano alletterati, la tipologia proprio. È un tonno che sopra il dorso c'ha tutte, sembrano tutte lettere. Te le scioglie in bocca. È buonissimo, sono del Mediterraneo questi tonni, massimo 10, 15, 20 kg massimo, ma hanno dei filetti piccoletti di questo colore, sono buonissimi. Che ci beviamo? Ci sta il pomodoro, ci sta la rucola, io vorrei una bollicina però rosa. Eccolo qua, rosa, eccolo qua, le val dell'uovo, un bel brut. Bello, così, bello ghiacciato ragazzi. Ma adesso con sto caldo si sta bene. La bollicina ti fa diventare ride, ti fa dimenticare tutte queste rotture. Vogliamo goderci la vita, è vero? Siete la idea mia? Dobbiamo godersi la vita. Guardate qua. Ma sto rumore quanto è bello. Ah, è un finger facciamo, no? Questi qua chiamano i finger. Ecco qua. Pomodorino, vedete, guardate, è carino sto. E poi gli metto anche un pinoletto, guarda. Tali crei. Vedi il sorriso, è quello qua. È il suo, ma sei buono, va. Secondo, bravi Gualma, 100 anni che lavorano questi, bravissimi. Dai, è il momento, la scolo direttamente entra in insalatiera, vi ricordate? Quindi, mo stiamo a fare le paste che non si mantecano più dentro la padella, capito? Che famo brum 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 il nostro suono, però riusciamo anche a farlo con l'insalatiera, il suono nostro dell'amore. Mo faccio sentire, recuperiamo tutta la pasta che oggi è poca, se no oggi si litiga con Camera Woman. Ecco qua, chi è? Adesso il pesto. Senza esagerare, un po' alla volta mettetelo, un po' alla volta. Gli diamo una smossarella, così,
Oggi così, c'ho voglia di pasta fresca, che devo fare? Ma andavo a farla. C'ho una fame, raga. C'ho sempre fame. Un goccetto d'acqua. Quando la vedete un po' asciutta, subito con l'acqua, non vi dovete stare a preoccupare, perché dovete, adesso dobbiamo un po' dargli un po' fastidio, come? Così, sentite? Ci riusciamo pure così, pure a freddo ci riusciamo, Guardate il colore, bello, Due pomodorini ci mettiamo già in mezzo. Un po' d'olietto, tiè. Guarda camera 1. Quindi si disperde sto pomodoro dolce, un po' acido. Oddio, metti per cascare in sede sub. Vai. E poi si impiatta. E basta questi piatti piani, piatti fondi. Quando ci sta la pasta, è il piatto fondo a morte sua. Non mi dite cavolate, è un'altra storia. Te fa più effetto, te senti un po' più a casa, te senti più amato quando c'è il piatto fondo. Guarda se sono belli sti tonnarelli, vai. Guarda che sono belli. Guarda qua sta cremetta. Ma mi sto sentendo male solo io oppure voi? Dimmi un po', un attimo. Mi scrivete se vi state a sentire male mentre sto impiattato. Allora, dovete scrivere nei commenti, mi sento male pure io quando sta impiattato i Max. E poi, un'altra cosa seria. Lo sapete quello che sto chiedendo? Lo sapete? Provate un po' a indovinare. Mi dovete scrivere. Dobbiamo diventare proprio una vera e propria community, capito? Dobbiamo essere differenti noi, che ci piace mangiare, ci piace divertirsi, ci piace amare le persone. Quindi iscrivetevi sul mio canale YouTube, Chef Max Mariola, se non vi ricordate, lo ricordo io. Mo il tonno è una cosa seria, quindi lo mettiamo. Guardate che pezzettone, io proprio, qua è pure un peccato romperlo, faccio così, guardate, così, pezzettino così, quindi ci abbiamo qua tutto, ci abbiamo, guarda come si sfoglia, guarda che roba, guardate che spettacolo, oh, state a vedere, basta, questo qua lo mangiamo. Ah. Buono, andiamo io. Mo lo so, già qualcuno devo dire, è il tonno, il pecorino sul tonno. Mangiate sta pasta, poi me lo dici. Aspettate. Cioè, proprio te piglia questo, te prende qua, te prende. Qualcuno pensa, no, che te sta mangiando? Mi sto mangiando un capolavoro, fatto dalla natura. Con la roba tutta nostra. Viva l'Italia, un abbraccio.